Ciao a tutti, Alfredo Olivieri, High Performer, e oggi parliamo di tecnologia e ambiente. Bene, è uscita da poco una funzionalità di Google, le mappe di Google, già presente negli Stati Uniti, già presente in Canada, funzionalità che ha avuto anche un buon successo, che quando tu devi raggiungere un posto, quando hai l'obiettivo di andare da qualche parte, oltre che a segnalarti il percorso più veloce, il percorso senza tratte autostradali, a pagamento e quant'altro, ti segnala anche qual è il percorso più ecologico. Beh, io su questa cosa ci facevo, interessante, molto utile, no? Ci facevo un ragionamento che è un po' questo, quindi adesso anche le applicazioni si sostituiscono in qualche modo a quello che dovrebbe essere la nostra coscienza etica, no? Anche dal punto di vista dell'ecologia o quant'altro, insomma, non siamo più nemmeno in grado di autogestirci da questo punto di vista, ma lo deve fare un'applicazione che ci dice, guarda, insomma, sta attento, c'è il gas.